sì. È dura la vita. C'è crisi e c'è crisi anche per noi. E io devo lavorare. Devo portare soldi a casa, altrimenti l'altro si arrabbia. E io devo comportarmi bene, sì. Devo essere professionale. Qualche potenziale cliente? Allora, che cosa avete da guardare? C'è qualcuno che vuole fare qualcosa? Io sono molto brava. Tu per esempio. Anch'io? Sì, qualche tu vieni qui. No, Guarda signorina, non mi interessa, non frequento persone come lei prima. Poi c'è anche mia moglie in un altro gruppo, quindi evitiamo perché è guarda. meglio. Beh, sì, certo. Voi uomini dite sempre così. Fate tanto saltarellini di facciata, ma poi vi piace essere dominatori, vi piace conquistare fisicamente una donna? Quella cos'è? Questo? Cosa? Ah, questo? No, no, niente, niente, niente. Questo è il mio fidanzato. Sai, lui mi vuole molto bene e questo è un modo per farmi capire che mi ama. È un approccio carnale. Ma che approccio carnale? L'ha menata il fidanzato. Ma come può permettergli di sfogare la rabbia in questo modo? Ma che dici? Quale rabbia? Certo. Devi sapere che lui è una persona molto timida, riservata, parla poco e si relaziona poco. E questo è veramente un modo per farmi capire che mi ama e che soprattutto che sono cosa sua. Per esempio, guarda anche qua. Questo me l'ha fatto ieri sera. E perché le ha fatto anche questa? Mi stavo preparando per venire a lavorare quando lui da dietro mi ha preso per i capelli, mi ha fatto accucciare, mi ha stretto la faccia con le mani. Mi ha baciata e ha cominciato a colpirmi ripetutamente. Io sono caduta e lui mi ha ripreso per i capelli, mi ha tirata su, ha continuato a baciarmi, a colpirmi, a baciarmi, a colpirmi, a baciarmi, a colpirmi. Ma io lo amo, io voglio bene. E anche lui mi vuole bene, ci credo. Ma le sembra una cosa normale, cioè non sentiva dolore, non sentiva niente. Ma no, non sentivo dolore perché non lo era. Ma non era dolore. C'è qualcosa in voi uomini, Noi. certo. Voi dovreste capire come si può sentire una donna in questi momenti. È la natura. Ma quale natura? Cioè lei ha un'idea strana, di come un uomo debba trattare una donna. Scusa, tu sei un uomo? E quindi dovresti sapere come si tratta una donna? Certo. Cioè io per essere un vero uomo dovrei mettermi a picchiare mia moglie? Ah, certo. Tu considera che mio padre ha sempre picchiato mia madre e sono stati insieme per 4 anni. E quindi è tutto normale per lei, è tutto. Che ha fatto? Ma no, niente, niente, questa è colpa mia. La colpa sua di cosa? Effettivamente ieri non mi sono comportata bene. Avevo promesso che avrei portato a casa un po' di soldi, invece non ho portato niente, non sono riuscita ad avere neanche un cliente. Non ho incassato e quindi l'ho deluso, me lo sono meritato. Sai, gli uomini pretendono molto dalla propria donna e quando una promette qualcosa e non riesce a mantenerla, beh. È giusto che sia punita. E allora è andato in cucina, ha preso un coltello e premendo con forza mi ha detto: se davvero mi ami, domani devi recuperare il fallimento di questa sera. Il fallimento. Ma lei non ha idea del pericolo che sta correndo. Io se continua così leggerò di lei nel trafiletto di un giornale. Facciamo una cosa, andiamo alla polizia, facciamo una bella denuncia e il suo fidanzato lo mandiamo in galera. Ma Ah, mi fai male! come hai? È piena di tagli, di lividi, le faccio male io. Come sei violento? Pure. Ma chi sei tu? Che cosa vuoi da me? Ti avevo solo chiesto se volevi fare qualcosa, mi dovevi rispondere con un sì o con un no. Tu non sei un uomo. Mi ero lasciato andare soltanto perché pensavo che tu mi capissi, invece non hai capito niente. Quindi ora vattene, vattene che devo lavorare.